che bello, veramente bellissimo, ma proprio sono contento che quello sia di fuori. Anche perché, se devo essere sincero, continuava a disturbarmi con i video di Parker e Chester. Ma meno male che oggi non farò nulla. Ehi. No, e dico no. Ma sei reale o sei un cartoncino del film? Sarà un fantasma, vabbè, allora dovrò chiamare Pete. Cioè, che... No, se mi tocchi sono reale. Cazzo ci fai qua? Come cavolo hai fatto a entrare? Ci sono le scale. Cosa vuoi? Beh, oggi dovrei fare una reazione, ma... Vabbè, a Parker e Chester, ho capito, adesso vado a sedermi e registro sto Parker, sto episodio di Parker e Chester è morta lì, va bene? No, su Stromedy. No, peggio ancora, non lo faccio neanche se mi paghi 900 euro. E questa valigetta che cos'è, scusa? Ci sono dentro veramente 900.000 euro qua dentro? Sì, ho rapinato ieri personalmente. Non sei a posto, mi sa, te non sei a posto. No, no, sono a posto in come controllo. Ci sei passato 2 volte. Sembra un coglione, sappilo. No, fermo che stai facendo. Su DM. Vieni, ho detto vieni. Vai dentro. Ma vieni, ok, ho capito. Insomma, non sai reagire agli scherzi. Ti voglio uno scherzo adesso. Vai dentro. Sarai nei miei incubi, ma chi se ne frega. Cioè, spiegatemi il senso di questo coglione. Ciao ragazzi, sono Matte e benvenuti in un nuovissimo video reaction. Quest'oggi, ragazzuoli, sentirete gli schiaffoni, sentirete i pugni che parteranno, manco se fossi Goku Ultra Istinto. Quest'oggi siamo su una reaction di Stromedy. E voi vi chiederete, sì, vabbè, Stromedy, cosa ci porterai? Un altro video con il drone? Sì. Quest'oggi vi porterò un loro hanno, come per dire, avuto la malata idea, anzi l'idea brillante, di andare in un motel dei clown che esiste veramente. Sappiate solo che adesso, prima di iniziare, vi devo dire: alzate le mani al cielo per farmi questa grandissima voglia di slanciare la sfera dei pugni Genkidama. Sappiate, ragazzi, che se questo video mi farà triggerare, Madonna Santa, evoco immediatamente Akuma T-Rex che canta Sabrina. Prima di iniziare, iscrivetevi al canale se volete ancora questi video e cliccate la campanellina se volete ancora questi tipi di video. E mi raccomando, lasciate un bel pollice in su, l'ho già detto, e cliccate la campanellina per tutti gli annunci. Adesso dovremmo iniziare. Ma prima di questo vi devo annunciare che adesso sto per sfoderare i pugni, cioè li ho proprio i pugni nelle mani. Dai. Clown motel. Look at this freaking place, dude. Yeah, that's Sì, non me ne... Guardate, allora, quelli magari li riconosco, cioè praticamente c'è lì il clown di, cioè It dei falsi, It dei poveri, c'è cioè Ronald McDonald. Sì, è un pagliaccio Ronald McDonald. Ho bisogno di ricaricarmi, ho tutta la stamina giù. Evoco immediatamente, ecco, per fargli gli schiaffoni, evoco immediatamente. Però voglio musica di chi vuole essere milionario, però, eh? Porca miseria.
Evoco immediatamente Lion incavolato a mille. Fai cagare! L'hanno preso tutti i giorni tranne... Ci sono molti clown. Killer. Benvenuti in un nuovissimo video. Oggi andremo ad avvistare un... L'ho già detto. Motel dei clown. Ah, ci sono qua... Due clown, due pagliacci, quindi ne abbiamo già due. Quindi, e quindi vi chiederete, ma che cos'è questo posto, il motel dei clown? Io ovviamente sto parlando di una zona totalmente riservata ai killer clown. Cioè, vabbè, che so è Clownantide, la famosa Clownantide. E quindi se andremo, non percepite le no, non ripetete le nostre stupide challenge a casa. Se lo ve lo dite pure voi, allora siete dei coglioni. In meno di un minuto. Cioè, non so io, ma adesso per questo io voglio evocare adesso. Preparate gli schiaffoni e i controschiaffoni, anche i pugni nelle mani. Soprattutto vedremo un po' che cosa salteranno fuori, che perle salteranno fuori dai nostri amici. Questo motel dei clown, dato stanno spiegando da 98 ore, già mi girano i coglioni, cioè abbiate pazienza. Sì, non mi interessa, andiamo avanti. Vabbè, il clown di It, non me ne, cioè, il quadro di It non me ne frega una mazza. Stanno dicendo pagine. Smettetela di fa... Cioè, ragazzi, in tutto questo penso che avevano fatto 3 minuti di video e già parlano di cavolate. Ah, proprio sono loro dentro sto motel. Ok, ah, finalmente. Alleluia, hanno fatto partire il drone. Mi sento così contento che evoco anche Don Matteo. Solo per farvi vedere, in quanto hanno detto cavolate, questo video ha 4 milioni di visualizzazioni e 98.000 like. 12.000 commenti che dicono... È stato pazzesco. I pagliacci dall'aspetto inquietante non mi spaventano, ma quelli normali che... Vedi nel circo, adoro come messo in scena. Sì, anche perché, se vi devo dire la verità, è recitato peggio di un video di Crazy Matt. Incredibile, the number one. E non è un dissing. Andiamo avanti. Ok, va bene, hanno già fatto vedere il drone. Potrebbe esserci un enorme vasta esercito dei clown. Ragazzi, cosa vi devo dire? Un cannolo, cosa vi devo dire? Sai cosa ci vuole per te? Stanno ovviamente un esercito dei clown, la sfilata dei clown, famosissima ovviamente la sfilata dei clown, chi è che non l'ha mai sentita? Ovviamente lì dentro ci saranno i clown. Stromedy, stai zitto, perché altrimenti sfoderò altri schiaffoni. Anzi, pum, e anche Rocky Balboa. Porca miseria, io, cioè, porca miseria, c'è da dire che, ma se volete fate i video, fateli bene, non fate di così recita. Vabbè, ok, che magari sto posto l'hanno trovato in Canada, e ci saranno i posti in Canada, però, cioè, dai, cioè, fatelo un po' più bene, sto cosa è come Aldous World. Aldo ha fatto, a me ha preso una gif del Cartoon Cat, ha fatto vedere che prendeva pugni una bambola, per chi non sapesse che cosa sto parlando, è questo il video. C'è un cimitero, Dio santo. Ci saranno i clown morti. Sì, sto cimitero è solo per i clown, non per gente
di qui o di là. No, solo per i clown. Sepolgono lì i clown morti viventi. The Walking Dead può accompagnare solo. Cioè, scusami un attimo, ma porca miseria, ma tu, cioè, allora, fai un video del vabbè, vuoi andare a rischiare, neanche fossi il Pit può rischiare quanto vuole perché ha gli attrezzi, giusti, per, vabbè, fantasmi, quindi, ma quelli sono clown, ci sono più bravi i Pit di questi, sono fan dei Pit comunque. Allora, vediamo un po', sì, abbiamo avvistato un clown. Poi un applauso. Io ho avvistato, sentite chi ho avvistato ieri sera, proprio ieri sera, qua fuori, ho avvistato Maurizio Merluzzo che leggeva i commenti. Ciao Mauri, sono passato mesi dall'uscita di questo video. Cioè, facile, no? Tra virgolette, l'ho avvistato anche per... Vabbè, non avete capito. Allora, ci saranno i clown morti là dentro, vabbè, e delle famiglie, sì, vabbè, le famiglie, c'è il figlio clown, la mamma clown, la nonna clown, il nonno clown, c'è, ci sono le famiglie così, come insieme, sì, altre no. Allora, ditemi voi se volete un video anche così, esplorazione con il drone. Ne avete di clown, vabbè. Non la farò perché il drone costa già 5.000 euro. 5.000 euro, non trovo manco in tasca. Allora, minchia, quanto sono ricchi questi. Ecco, c'è un clown enorme davanti all'entrata. Bello sto clown, guarda, assomiglia proprio a qualcuno. E non voglio dire il nome per non fare dissing. Allora. Guys, look at it. There's even like clowns on the freaking doors and stuff. Dude, what would you do? Yeah, I know what you're about to say right now. If we look through the window, E lì possiamo anche dire che ci vari appartamenti dei clown. Dove saranno i clown? Che poi dicono killer clown. Vabbè, se li vai vicino. Clown. Perché secondo te allora, i killer clown li vedresti, no? Sono armati. Tanto io non ho niente da perdere. Guardo World of Famous e c'è il cartello con scritto: attenzione, questa zona è infestata da. Cavolo, ne so, devo cercare un nome. Questa zona è infestata dai Teletubbies. Sì, ma non serve che, vabbè, ma andiamo avanti perché mi sto praticamente infastidendo per un'ora. Attività paranormale, se sì, vabbè. Allora, ragazzi, evoco Paolo e Deborah dagli inferi, cioè i Pit. Oh mio Dio, oh, stanno dicendo oh my god, holy shit, e non voglio dire altro per non dire parole in inglese poi, cioè ditemi voi. Allora, vediamo un po'. I due amici per me troveranno un'avanzata di materiali incavolati, quindi sappiamo già che cavolo fare. Quindi abbiamo già intenzione, soprattutto, di vedere cosa diamine. Anzi, vediamo un po' cosa vedranno i nostri amici. Per me vedranno. Ma sono emozionati per cosa? Non c'è niente davanti a loro. Non c'è niente se emozionano per una macchina che passa. Ma che cavolo? Cioè, si emozionano per una macchina che passa, è come se io si emozionassi. Ma perché in ogni dillo tu Marco Merlino, per favore. Il fatto che ogni
cosa che dicono in questo video sono solo, e scusate il termine, sono solo delle grandissime cazzo. 69! Si è spaccato una sedia! Attenzione ragazzi! Attenzione! Non lo avete visto? Ma eccolo lì! Guardate chi c'è! È un clown! Mamma mia che fiato che ci vuole! È un clown! Sì, ok, sì, è un clown che sta cercando di su... culo! Ha visto il drone e per quanto mi riguarda si è un po' cacato in mano, si è un po' cacato nelle mutandine, per quanto mi riguarda, anche perché ha visto il drone e vediamo un po' che cosa farà al drone, oppure cosa farà il drone, mamma mia, che fiato, vedremo un po' che cosa farà il nostro amico, vedremo un po'. Yeah, and they're acting kind of like a clown. You see the way he was moving? Yeah. Cioè, adesso io mi sono da d'accordo. Guys, I'm gonna zoom it in real quick so you guys can see. That's a clown. That's a freaking clown, dude. È un cavolo di clown. Ma che fiato ci vuole? È un cavolo di clown. Guardatelo. Mamma mia, proprio un clown. Sì, vabbè. Tu sei un clown, stop. Stromedy, tu sei un clown. Ah, che miseria, guardate come balla. Sembra che sta ballando la Orange Justice di Fortnite. E ma che cavolo sta ballando? Vabbè, a me più che guardare ste cavolate, mi piacerebbe fare un duetto TikTok con la Cuba Tiresa a cantare proprio Sabrina. Sabrina, Sabrina. Andiamo avanti. Allora, vediamo un po'. Sì, vabbè, sta giocando a nascondino. Però è veramente fatto bene. È veramente spaventoso, dice Stromedy. Anche per me, se mi troverai un tizio del genere, scapperei, ma forse lo prenderei a berlo sul deletano. O forse... Madonna santa, divento Super Saiyan, giuro su Dio, datemi la forza vi prego, Super Saiyan, aiutami tu. Quindi perfetto, andiamo avanti, prima che divento Super Saiyan che già ho sprecato tutta la stamina, ragazzi, scusate, ma veramente, scusate, allora... Oh mio Dio, quella è la nostra stanza, bro. Quella è la nostra stanza. Ah, ecco perché c'erano dei clown. Forse perché... Sì, ma siete dei clown. Ma è lui, ma... Non potete fare gli Ozak suoi. Scusatemi. Sta giocando a... palese che sto clown ha qualche problema elevato al cervello, ma vabbè, è un killer clown, quindi lo capiamo, povero disgraziato. Cioè, non è che accorciamo un po' i tempi, quindi sappiate. È una discarica, sì, una discarica. Dove cacchio è? Sì, è una discarica, ma la maggior parte ci sono abitazioni. Chissà perché. Quella sarà la sua casa. Vabbè, allora, ragazzi, io me ne vado, sì, me ne vado, proprio me ne vado direttamente a quel paese. Come fai? Allora, io mi spiego, come fai a dire che quella è la casa di un clown? Non so. Ma non sono riuscito a capire il significato. Evoco Giuseppe Simone che, Dio santo, non lo descrivo, guardate voi. Guarda Andrea, tu stai rischiando, eh. Guarda tu, Andrea, stai rischiando. Sì, io non è che guarda, non è le cose. Però tu che devi guardare queste cose, cioè, come le dici? Ah, oggi ho guardato Stromedy che va in un posto, un motel dei clown.
Sì, è un motel dei clown, ma mi sa che l'avete affittato e poi decorato per fare un video, un solo video, perché la maggior parte non penso proprio che avete fatto per un video così, così, però è una vostra scelta comunque, io non sono scelte 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 scelte. Ma si può parlare in questo modo? Mia. Allora, sta aprendo la camera, ma quella è la sua. Ma è la loro camera, scusate. Oh mio Dio, c'è il PC là dentro. E tu ti preoccupi del PC. Ma vaffanculo. Carta, vaffanculo. Ecco. Finisce così. Finisce così con Stromedy che là dentro, che il clown mi sa che gli ha rubato un pochettino di cosa. Nel caso, preparatevi perché evoco immediatamente. Preparatevi perché è ultima chance. Evoco immediatamente. Giochi evocare. Scrivetemi voi nei commenti chi devo evocare. Tanto lo so già. Comunque, evoco pratico arrabbiato nero. Avete rotto i catanazzi. Va bene ragazzi, per questo video si conclude qui. Spero che il mio video vi sia piaciuto. Lasciate un bel like, iscrivetevi e ci vediamo ad un prossimo video. Da Matte è tutto. Ciao ragazzi.